Bene, buonasera compagni e compagni. Allora io non farò un intervento che vada ad aggiungere altro a quello che già ampiamente è stato detto in quelli precedenti. Cercherò invece di spiegare un po' la capacità che secondo noi deve avere oggi un'organizzazione giovanile comunista di costruire un intervento politico e di riconoscere quello che è il suo primo nemico da combattere, in questo caso appunto l'Unione Europea e la costruzione del polo imperialista che ha messo in campo negli ultimi 30 anni e non solo, e che oggi appunto ha subito delle accelerazioni molto forti. Mi ricollego a quello che si diceva all'inizio per cogliere anche un po' il riflesso che ha poi avuto sulla nostra generazione. Si diceva che l'Unione Europea è costruita e si è rafforzata con le crisi, costruendosi una sua strategia all'interno di una competizione globale, di una competizione interimperialista che negli anni si è accentuata sempre di più. E che anche oggi avete appunto episodi e confini di conflitti che stanno arrivando anche insomma a degli episodi bellici concreti di guerra guerreggiata. Dall'altro lato, questo ha avuto un effetto anche sui giovani cresciuti negli ultimi 20-30 anni, un effetto che ha plasmato moltissimo la nostra generazione da un punto di vista sia ideologico, sia concreto, materiale delle condizioni di vita. Con tutto quello che è stato messo, con tutti i processi che sono stati messi bene in evidenza negli interventi precedenti. Questo ha prodotto quindi tutto d'ora in poi peggiorare sempre di più con gli effetti che ci saranno sul mondo del lavoro e con gli effetti che ci saranno anche nel mondo della formazione. E che soprattutto si ritrova ad avere, come mi pare sia stato ricordato anche in uno degli interventi precedenti, la percentuale di NEET, cioè i giovani che effettivamente non studiano, non lavorano e né sono in ricerca di queste due possibilità, più alti in Europa. Quindi una situazione che noi abbiamo definito come una situazione di crisi di prospettive, ma che non è nient'altro che il riflesso di una contraddizione sistemica che sta andando avanti ormai da 40 anni nel modo di produzione capitalistico e che in particolare la nostra generazione ha portato appunto a un'assenza totale di qualsiasi prospettiva, un'assenza totale di poter anche solo immaginarsi per un futuro diverso, potersi immaginare un'alternativa. E questa cosa è passata anche per appunto la narrazione di un mondo unico ed è passata anche per tutti i processi che l'hanno intercettata. Noi pensiamo quindi che il primo punto che debba fare un'organizzazione giovanile comunista oggi sia ribadire la necessità di un'alternativa, di un'alternativa che abbiamo voluto esplicitare come chiara, quindi un'alternativa di un modello di sviluppo completamente radicale rispetto a questo, che ha mostrato appieno qual è il futuro che sta riservando alla nostra generazione, ma che in realtà riserva alla società intera e in particolar modo a tutta l'umanità. Questo modello ha un nome ben preciso, questo modello è appunto lo sviluppo maturo a cui giunge il capitalismo, quindi l'imperialismo, e con tutti gli effetti che esso produce, sia al suo interno sia al suo esterno. All'interno abbiamo visto negli anni come la polarizzazione di classe all'interno delle società, ma anche appunto la polarizzazione fra le diverse aree geografiche, come metteva anche bene in rilievo l'intervento del compagno prima del mio, siano aumentati costantemente negli anni fino ad assumere quello che oggi è sicuramente non più una tendenza quanto il concretizzarsi avanzato di certi processi. E soprattutto abbiamo visto come effettivamente l'imperialismo abbia avuto anche verso l'esterno delle conseguenze molto forti, quindi una competizione che, come dicevo prima, raggiunge anche dei veri e propri momenti di conflitto reale, di conflitto militare, a cui appunto l'Italia, ma l'Unione Europea con i suoi diversi stati partecipa. E quindi il
In particolare per le condizioni in cui la nostra generazione è inserita, in particolare per quello che è una partita importante che si sta giocando sulla nostra generazione rispetto alla battaglia di un modello di sviluppo radicalmente diverso, perché non è un caso infatti che l'Unione Europea abbia dedicato quest'anno ai giovani, non è un caso che ci sia il Next Generation EU, quindi una sorta di battaglia ideologica che si sta facendo sulle giovani generazioni, perché quello è l'unico, come si ricordava nell'introduzione, è l'unico strumento molto materiale, molto concreto che la classe dirigente europea ha per poter portare avanti questi processi che incontrano poi effettivamente, che nella realtà sono molto crudi e molto intensi. E su questo noi quindi abbiamo visto, come si vedeva anche bene un po' nella realtà stessa, in base alla definizione che dei piani, delle varie missioni del PNRR, quali siano stati i due principali aspetti interessati dallo stanziamento dei fondi. Ricordavano prima, la digitalizzazione, che comunque appunto ha un aspetto trasversale, ma soprattutto quindi la questione della transizione ecologica e la questione dell'istruzione e della formazione. La questione della transizione ecologica, che appunto su cui appunto si gioca una vera e propria partita, su cui si gioca una partita rispetto alla credibilità e le possibilità di un modello di sviluppo, perché noi sappiamo bene che il limite sistemico a cui è giunto il modo di produzione capitalistico e quindi non è in grado di offrire delle reali possibilità alternative, e su quello è il suo punto debole, su quello bisogna insistere per indicare la necessità appunto di un'alternativa radicale a questo modello di sviluppo. E poi un altro aspetto, l'aspetto sicuramente del mondo della formazione, su cui oggi si sta giocando un'altra partita importante per quello che riguarda sia la formazione ideologica delle giovani generazioni, quindi la capacità che insomma la classe dirigente cerca di utilizzare il mondo della formazione appunto per plasmare quelli che saranno i lavoratori e le lavoratrici di domani, questo non solo da un punto di vista ideologico ovviamente, ma anche da un punto di vista appunto stretto di competenze e di necessità a livello di conoscenze che le persone dovranno ricevere per poi poter essere efficaci nel mondo del lavoro. Certo, questo non è un processo lineare che riguarderà tutti, come sarà ricordato negli interventi precedenti, ci saranno anche delle polarizzazioni che interesseranno sia le scuole superiori, sia nei loro diversi indirizzi, ma soprattutto anche le università, e questo poi andare a spiegare sicuramente l'altra preoccupante partita sulla disoccupazione, sull'abbandono scolastico, che in questo paese rappresenta un vero e proprio problema che certe volte appunto sfugge anche nelle possibilità di risoluzione. Bianchi su questo parlava degli ITS che erano stati ricordati anche prima, anche da questo punto di vista, come risposta per l'abbandono scolastico, però sappiamo anche che comunque questi ITS saranno scuole di eccellenza molto probabilmente vicino ai grandi centri industriali che si verranno a creare, mentre altri territori rimarranno appunto abbandonati a loro stessi in quello sviluppo ineguale che si ricordava prima. È necessario quindi oggi individuare chiaramente il nemico che si ha di fronte, non restando fermi ad ambiguità e avendoci sicuramente una lente chiara dei processi che avvengono nella realtà in cui noi agiamo. Quindi guardare a questo governo in primis non come un governo, come c'è stato il dibattito, qualcuno ha sollevato all'inizio quando si era appena insediato, perché Draghi ha parlato di atlantismo non come un governo vicino ancora agli Stati Uniti o che cosa si potesse immaginare da quelle parole, ma anzi come un governo che direttamente porta avanti gli interessi dell'imperialismo europeo e le necessità che l'imperialismo europeo oggi si prefissa, e abbiamo visto ce l'ha in testa molto chiare e
i meccanismi di centralizzazione, di indirizzamento dei fondi che sono stati messi in rilievo nelle relazioni precedenti dichiarano anche un'altra cosa: le cose devono essere fatte e non verrà lasciato nessuno spazio a qualsiasi voce fuori dal coro, a qualsiasi possibilità decisionale che vada in una direzione diversa. E su questa partita si giocano per esempio provvedimenti, un inasprimento repressivo, preventivo che si è visto alzare in questo ultimo periodo e che tra le ultime cose vede quella che sono state i provvedimenti rispetto alla chiusura delle manifestazioni nei centri storici e episodi in cui anche USB si è visto negare delle piazze senza dare spiegazioni, questo ancora prima che avvenisse poi effettivamente questo provvedimento, che segnalava come questo provvedimento fosse semplicemente un marcare con un decreto legge qualcosa che già stava in parte nella realtà. E quindi la necessità oggi di indicare l'Unione Europea come primo nemico ci parla di combattere questo primo nemico con un'organizzazione che sia in grado di vedere l'ambito complessivo del problema, di andare a intercettare quindi tutta l'ampiezza di di processi che intercettano non solo questo paese, ma che coinvolgono anche paesi limitrofi, che comunque coinvolgono anche aspetti più generali. E su questo senso ne abbiamo parlato ampiamente in campagne che abbiamo fatto in questi mesi, una fra tutte penso alla campagna sull'Afghanistan, a quello che è stato fatto rispetto all'identificazione di una sconfitta anche storica di questo modello di sviluppo che è in grado solo anche verso l'esterno di portare dinamiche di guerra, di distruzione, che non sono in grado di fornire nessuna forma di emancipazione per i popoli esterni, ma anzi di nuove forme di colonizzazione o comunque nuove forme di sfruttamento, e gli episodi anche su questo sono stati ricordati ampiamente nelle relazioni precedenti, una fra tutte anche quella sull'ambientalismo di facciata, la falsa transizione ecologica che è stato fatto prima. E soprattutto ci parla di limiti sistemici che ci sono nelle difficoltà di una competizione interimperialista che continua ad aumentare e si fa sempre più cruda. Dall'altro lato però compito di un'organizzazione giovanile comunista è offrire anche una prospettiva chiara che oggi vede degli esempi anche di tentativi e di transizioni verso il socialismo anche nella realtà. Esempio fra tutti, che è sicuramente importante ricordare per il periodo anche in cui siamo e le recenti informazioni che sono uscite grazie ai suoi servizi segreti, esempio fra questi è sicuramente Cuba, che a luglio è stato oggetto di destabilizzazioni imperialiste fortissime che hanno visto come questa piccola isola che da 60 anni sotto embargo abbia tenuto non solo da un punto di vista militare ma anche da un punto di vista, se vogliamo dire, ideologico, quindi ha tenuto rispetto alla partecipazione popolare e del governo cubano e del legame tra il governo cubano e il popolo cubano nel processo che Cuba sta portando avanti e che ci ha dimostrato anche con le forme di vaccino che ha sviluppato e quindi le forme non brevettate di vaccino. Anche qui una radicale alternativa rispetto a quello che insomma è l'unica forma che di privatizzazione anche delle conoscenze, come l'abbiamo chiamata, rappresentata dai brevetti. Quindi questo è quello che oggi sicuramente da porsi, quindi una prospettiva che riguardi a tutto tondo e che sappia individuare poi sia i primi nemici e sia le alternative che si possono proporre, ovviamente con le debite differenze anche nel nostro paese. E su questo è importante ricordare la data a cui parteciperemo, quindi il 4 dicembre con il No Draghi Day, una data che si inserisce costruita dai sindacati di base, conflittuali e di classe in questo paese, in continuità con lo sciopero dell'11 ottobre e che rappresenta un'occasione per tutta la nostra generazione di costruire quella che oggi è più che mai necessaria, cioè un'opposizione reale a questo governo, ai progetti che vuole mettere in campo e agli interessi inconciliabili che ci possono essere tra noi
noi è una classe dirigente con le sue mire imperialiste che sta in grado solo di portare devastazione, peggioramento di condizioni di vita e un aumento dello sfruttamento che poi nei fatti alla nostra generazione ci tocca vedere con la morte sul lavoro dei giovani, come è successo qua a Bologna solo poche settimane fa con Yaya nel settore della logistica. Contro questo modello di sviluppo, oggi quindi è necessario costruire un'opposizione che sia all'altezza della sfida che ci pone di fronte, ovvero un modello di sviluppo che di fronte per l'umanità offre semplicemente il baratro in tutte le sue diverse forme e che se non saranno i comunisti a costruire un mondo diverso porterà alla rovina dell'umanità intera.